vi chiedo scusa, ma non ho da fare una domanda. Voglio invece complimentarvi per il coraggio dimostrato nell'affrontare questo tema. Perché non so se le persone che sono qui presenti si rendono conto che del tema, che la trattativa nei mass media oramai non viene più chiamata la trattativa, ma la presunta trattativa. Quindi trovare degli attori e una regista che realizzi un film sulla trattativa è già è tutto un programma, perché ovviamente ci crede nella trattativa. Come penso ci troviamo tutti quelli che siamo qua. Io inoltre vorrei dire una cosa molto importante a voi e a tutte le persone che sono qui. Abbiamo visto in questo film più di ogni altro magistrato il dottore Di Matteo. Il dottore Di Matteo in questo momento vive uno dei momenti più tragici di tutta la sua vita, e arrivano continuamente. Sono una, scusate, collaboratrice del dottore Ingroia, che ha coordinato il processo sulla trattativa fino a un paio d'anni fa. Sono con le Agende Rosse, con Scorta Civica, e ci dicono da Palermo, da Antimafia 2000, di mobilitarci in tutta Italia. Facciamo vedere questo film. Diciamo che la trattativa esiste, che c'è stata, che il dottore Di Matteo cammina sull'orlo del precipizio, che c'è il tritolo pronto per lui a Palermo. E se ci fossero, io vi prego, vi chiedo, noi stiamo anche organizzando qui a Catania delle iniziative. Si vogliono fare delle gigantografie da mettere a Palermo, scusate, a Roma, dappertutto, perché non c'è stato un solo personaggio politico, a parte il dottore Ingroia che adesso fa politica, non un primo ministro, un ministro della difesa che abbia dichiarato la sua solidarietà al dottore Di Matteo. Basterebbe questo per difenderlo, per proteggerlo. La solidarietà viene da noi, da queste persone come la signora Guzzanti, coraggiosissima con i suoi attori. Quindi questo, se voi sapete di iniziative, noi anche stiamo organizzando nell'Interland la proiezione di questo film, proprio perché non vogliamo che il dottore Di Matteo, cioè non vogliamo sostenerlo da vivo. A Palermo hanno creato un slogan che si chiama facciamo scruscio per non sentire il botto. Aggiungerei anche una cosa che forse è scontata, ma forse è meglio dirla. Di Matteo ha ricevuto queste minacce non perché sta investigando sulla mafia, sta investigando sui servizi segreti e sulle piste nere. Quindi, poi che cosa ci devono dire? Che lo sta ammazzando la mafia un'altra volta? No.